Dal 14 novembre fino al 30 il Museo Diocesano d'Arte Sacra ha organizzato un omaggio al pittore Ludovico Cardi, detto il Cigoli, che è proprio nativo qui vicino a San Miniato. L'opera di Cigoli più importante che è al museo è questa Madonna col Bambino, San Michele Arcangelo e San Pietro, che è firmata e datata e ha dato lo spunto per poter fare anche dei collegamenti stilistici con opere che rientrano nel suo ambito. L'amministrazione comunale di San Miniato, di concerto con la Diocesi e con il Museo Diocesano d'Arte Sacra, ha promosso questo omaggio, una mostra in omaggio appunto al Cigoli, a Ludovico Cardi, in occasione dei 450 anni dalla nascita, un momento appunto per rivedere, un po' e riflettere su quella che è stata l'opera di questo fuggito pittore. Questo è appunto un primo momento, un primo step di quello che sarà un percorso volto appunto a valorizzare tutta l'opera e che culminerà nel 2013 in occasione dei 400 anni dalla morte. In più possiamo vedere anche lo scorticato, che è questo calco in gesso di un originale, del Cicoli che è al Museo del Bargello e che testimonia l'interesse e lo studio e l'apertura mentale dell'artista Cicoli anche sugli studi di anatomia e sulla appunto, la creazione del corpo umano. L'estasi di San Francesco e del suo allievo Willibert, con l'esposizione di un'incisione di un disegno Cigoli fatta da Cornelio Galle e con questo San Pietro di un anonimo che testimonia successivo chiaramente all'opera del Cigoli, che però testimonia la fortuna critica di questo artista. Presente nel museo che appunto rientra in questo ambito culturale cigolesco è questa Madonna col Bambino e San Giovannino, anche questo di un anonimo che comunque rientra in questo ambito culturale che testimonia anche nella digradazione dello sfondo e con questi colori molto anche sfumati anche l'attenzione al colore del Cigoli. A questa iniziativa è stata messa insieme anche dal museo, con la collaborazione del Comune di San Miniato, una piccola compilazione guida che per quest'artista presenta sul nostro territorio tutto ciò che è visitabile, visibile e che è. Il professor Matti ha preparato questa piccola guida sulle opere di Ludovico Cardi che sono visibili qui nella zona San Miniato, ma anche in altri paesi vicini come a Montopoli. Proprio appunto per festeggiare e omaggiare questa ricorrenza.